sicuramente, visto che è riuscito a fare, a concretizzare quelle due o tre azioni che ha creato, no? La punizione ci ha purtroppo spezzato le gambe. Noi il primo tempo dovevamo essere più cinici, più cattivi nel ripartire, siamo ripartiti 3-4 volte con Taurino, però abbiamo sbagliato sempre la scelta. Una squadra orgogliosa, come lo sono io di loro, perché hanno lottato fino alla fine, hanno trovato il rigore, potevamo sicuramente creare qualcosa di meglio nel secondo tempo, però evidentemente ne eravamo anche un po' stanchi, dopo una lunga rincorsa, come hai detto anche te, affrontare una squadra che è in salute, una squadra che è ben messa in campo, credo che sia stata dura per tutti affrontarla come è stata dura per noi oggi, però abbiamo assistito a una partita sicuramente da altre categorie. Taurino per me ha giocato, ha fatto una gran partita, ha avuto quelle 3-4 accelerazioni che ha messo in difficoltà la difesa andriese, però purtroppo per me, per il Bitonto, ha sbagliato sempre la scelta, ma non solo lui, abbiamo sbagliato la scelta anche una volta con Loris Palazzo, però quando poi tu regali un giocatore del calibro di Biasone alla squadra avversaria, puoi solo sperare di riuscire a contenere meglio le ripartenze, le sfuriate della squadra avversaria, perché poi è vero che Giorgio Capece ha dato tanto, però sicuramente l'assenza di Biasone alla lunga si è fatta sentire.